Ciao a tutti, ci approssimiamo alle elezioni. Vorrei parlare di un problema di cui ho già ampiamente parlato in passato, riproporlo nuovamente perché da quando lo tratto questo problema sono cambiati 4 o 5 governi. Io penso che la gente abbia il diritto di inventarsi un lavoro e di farlo serenamente. Perché già inventarsi il lavoro è una cosa notevolmente complicata, ok? Questo periodo dove si discute sempre sul reddito di cittadinanza in lungo e largo, una legge buonissima, anche se come al solito una legge buona se la applichi male non va da nessuna parte, però la legge in sé è giusta, il concetto è giusto, è l'applicazione che è un po' fallace e soprattutto spesso va a coprire delle categorie che non se lo meriterebbero, ma lì poi sta al controllo, che non spetta a noi cittadini, ok? Lasciamo perdere quel discorso là, ma vogliamo fare qualcosa che dia la possibilità alla gente di inventarsi un lavoro? Ci sarebbe la possibilità. La possibilità sarebbe quella di alzare la soglia della prestazione occasionale, che oggi sta a 5.000 euro. Troppo poco. Però 5.000 euro, io non ho mai capito che cosa serva la prestazione occasionale a 5.000 euro. Con 5.000 euro all'anno non ci campa nessuno. Sta ampiamente sotto il reddito di cittadinanza, peraltro, no, lo vediamo. Quindi perché non portare la prestazione occasionale a 20.000 euro, che è fondamentalmente la soglia sotto cui non conviene aprire la partita IVA, e trovare un sistema di fatturazione, diciamo, elettronico, dove praticamente tra committente e prestatore d'opera c'è una tracciabilità, inserire, cosa che non c'è nella prestazione occasionale attuale, una tassazione bassa, ma che ci deve essere, un prelievo per l'assicurazione sul lavoro, per l'INAIL, un prelievo per l'INPS, così che uno praticamente possa anche già contribuire alla propria pensione. Ecco, perché no? Cioè, ma che cosa ci vuole a fare una cosa del genere? Non ci vuole niente. Basta cambiare la legge. Qui sotto c'è praticamente l'articolo del codice civile che fondamentalmente regola la prestazione occasionale, lo metto giù in descrizione, che al momento non me lo ricordo. Però voglio dire, una tassazione minima, un 20% da dividere tra tasse e contributi assicurativi e previdenziali, no? L'unica cosa di differente che avevo pensato con la partita IVA, che appunto deve andare oltre i 20-30 mila euro per poter stare in piedi una partita IVA, è appunto il discorso dell'IVA. Cioè, questi prestatori di opera occasionale dovrebbero essere senza trattamento dell'IVA, nel senso che quando vanno a comprare qualcosa, anche uno strumento, ci pagano l'IVA e festa finita. E quando erogano la prestazione non ci mettono l'IVA sopra, quindi sono dei pagatori di IVA fondamentalmente. Questo che renderebbe giustizia ai possessori di partita IVA, perché sennò quelli dicevano come loro non la pagano e noi sì. No, perfetto, cioè lo storno dell'IVA, la partita di giro la potrebbero fare solo i detentori di partita IVA, mentre invece quelli con la prestazione occasionale sarebbero dei comuni acquirenti quando vanno a comprarsi le strumentazioni necessarie, che comunque dovrebbero essere minimali. A chi potrebbe servire questa legge? A tanta gente, artisti e artigiani, che tanto sempre arte è. E praticamente pensiamo anche a quei lavori che si vanno perdendo perché non c'è convenienza dietro. Io penso sempre al tappezziere d'auto, per esempio, no? Cioè uno che si apre un negozio e una partita IVA da tappezziere di auto, non c'è campa, chiude subito. E questo è uno, ma ce ne sono centinaia di lavori, oltre appunto che so il pittore, ma anche il pittore semplice, no? Il pittore che fa lavoretti, anche l'idraulico che fa lavoretti, manutenzione generale, l'elettricistucolo. Perché devono andarsi a fare la partita IVA? Ma semplice, quelli hanno bisogno di cacciavite, teste, la roba la fanno comprare al cliente, il cliente paga l'IVA, loro hanno pagato l'IVA quando si sono comprati il test, il cacciavite, la chiave inglese, quello che serve, è tutto finito. Così noi metteremo in campo un esercito infinito di artigiani, che poi, diciamocelo chiaramente, l'italiano è artigiano. Cioè noi con la tassazione e il sistema fiscale che c'è in corso, noi abbiamo ucciso la creatività degli italiani, l'abbiamo disintegrata, ma l'avete disintegrata, quelli che l'hanno fatta, perché tante persone come me potrebbero anche campicchiare di, che so, faccio le sedie, faccio tutte quelle puttanate che faccio io normalmente di design,
o un quadro, oppure potrei fare lavoretti, no? Io so fare elettricista, potrei fare elettricista, l'idraulico no, perché non mi piace. Oppure pensiamo a Airbnb, per dire, no? Uno ha un appartamentino e lo deve affittare. Fiscalmente, ma come si mette? È un casino. E questo potrebbe diventare che una cosa anche pure per gestire gli affitti, quelli banali, no? Così che uno gestisce un affitto e già nell'affitto ci si, perché parecchia gente ci campa con gli affitti, però pagherebbe così anche i contributi. No, voglio dire, sarebbe una cosa bellissima. Noi avremmo veramente a quel punto un reddito, altro che di cittadinanza, un reddito di civiltà e di creatività. Un reddito di creatività, ecco, chiamiamo reddito di creatività. Viva l'Italia!